Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre, in descrizione, nel primo commento, trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale, dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory nella modalità Dream Team di Football 2022. Nella scorsa puntata abbiamo acquistato il pack del Bayern Monaco, principalmente per provare Neuer, ma abbiamo ancora tanti altri giocatori appartenenti a quel pack da provare, tra cui Upamecano leggenda, che sicuramente andrò a testare in questo episodio. Ma quest'oggi non testeremo solo Upamecano, infatti ho davvero tanti pack da aprire, cioè tanti limitatamente. Cioè, abbiamo due giri di leggende gratis, in quanto ieri non ho girato e oggi hanno dato l'ultimo giro per le leggende del Real Madrid gratis, sperando di trovare qualcuno, ma non credo. E poi voglio andare ad aprire i pacchetti dell'Atletico Madrid, quelli con i giocatori garantiti, per capirci, con i giocatori speciali, dove c'è Oblak, con la speranza di trovare proprio lui, perché sinceramente nelle scorse partite Neuer non mi ha fatto impazzire. Diciamo che non ho trovato nulla di differente da Allison. È vero che lo dobbiamo provare ancora un altro po', però questo Oblak dovrebbe arrivare a 99, ragazzi, dovrebbe essere qualcosa di clamoroso, quindi proviamoci. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale, se vi piacciono i miei contenuti, se vi piace quello che pubblico, non dimenticatevi l'iscrizione con la campanella attivata. È gratis, per voi non costa nulla, ma per me è importantissimo. Inoltre ho anche aperto un profilo TikTok dove pubblico tutti i miei migliori gol, tanti tutorial sui football e molto altro, quindi se ancora non lo fate seguitemi anche su TikTok. Il profilo è simoplay97yt, ma trovate anche il link in descrizione. Allora ragazzi, iniziamo aprendo i pacchetti in regalo delle leggende. Roberto Carlos schifo non mi fa, manco Makelele schifo non mi fa, però vediamo un po'. Sicuramente non lo troviamo, perché io sono sfortunato, figurati se con i giri gratis trovo una leggenda. Minimo ci devo buttare 100 euro se voglio una leggenda. Liga Portugal, niente di meno. Vediamo se al secondo giro di oggi gratis troviamo qualcuno. Dubito. Tre stelle. Niente. E andiamo ad aprire ovviamente i giocatori in risalto per quanto riguarda l'Atletico Madrid. Personalmente interessa Oblak, Koke forse potrebbe essere interessante, beh, Marcos Llorente sicuramente, De Paul può essere interessante, vediamo un po', speriamo di trovare Oblak ovviamente. Vediamo un po', riesce. Ah no, credevo che era il portiere, raga. Koke, vabbè, non è male. L'ho visto scuro, poi si sono accese le luci, ho visto la maglia rossa. Ho visto tutto scuro, ho detto la maglia nera. E il portiere, invece no. E Koke. Bene. Ok. Vediamo un po', secondo giro. Vediamo un po', ci capita qualcuno. Oblak, ragazzi, al secondo giro è arrivato. Dicono il portiere più forte del gioco, ragazzi. Dicono che ben maxato arrivi a 99 con il bonus dell'allenatore. Adesso lo scopriremo, è ufficiale. Oblak 92 di base. Aumento di livello, vediamo un po'. 10.000, intanto la gatta sta giocando con una mosca, ragazzi, per quello fa così. 10.000. Non so se ce la faccio, sai? Caspita, di poco non ce la faccio. Avvia allenamento, procedi.
Vado a vedere se posso svincolare una persona. Ok ragazzi, sono riuscito a svincolare un 4 stelle e un 5 stelle che non mi servivano. Allora, con il 4000 non ce la faccio. È per forza con il 10000, raga. Sì. Che dobbiamo fare? Va bene. Livellato. Ok. È un po' uno spreco perché sarebbero bastati forse 2 da 4000, però va bene. Non si può avere tutto dalla vita. Contropiede veloce 77. No, io te lo metto 97. Anzi, 87 facciamo? Sì, 87 va bene. Allora, vediamo un po'. Mettiamo portiere 1, 2. Mamma mia. Dai, va bene così, sì. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. 95, 98 arriva. Perché probabilmente ho sbagliato qualcosa. Però non fa niente, raga. Non fa niente. I portieri non sono molto bravo a livellare i portieri. Diciamo che hanno statistiche fisse. Non è che hanno più statistiche come i giocatori normali. Però arriverà comunque a 98, raga. 98, sì, ragazzi. 98, che comunque non è male, ragazzi. Comunque non è male. Sì, però, ragazzi, io ho svincolato un Camavinga del Real Madrid e un altro perché? Per quale motivo? Non dal pack del Bayern, di vecchi pack di giocatori in risalto che avevo aperto e ovviamente non avrei mai utilizzato. Guardiamoci in faccia, perché ho troppi giocatori da provare, non li proverò mai tutti quanti se non ne tolgo qualcuno. Allora, voglio andare ad uppare, a cercare di uppare un pochettino Upamecano. Ovviamente non riesco a portarlo al massimo, però comunque lo riusciamo a provare già uppandolo così. Allora, no, questo va portato a 99, raga, perché c'ho già il portiere Hernandez. No, non vorrei che poi meglio portarlo a 99, tanto comunque sono solo due punti, lui ha più livelli degli altri. E poi andiamo a fare un po' di velocità. Ok. Ok, mamma che statistiche però. Un altro po' di velocità. Un poco di passaggio. E ci sta. Il passaggio perché lo dobbiamo migliorare un po', che sennò quando esce dalla difesa fa le papere, palla al piede. 92 col bonus, già così arriva a 95, raga. E non è ancora completato, mamma mia. Questa è leggenda, tra l'altro, eh. Vedi, sì, leggendario, tipo di carta leggendario. Eh sì, ragazzi, sì. Nella notte siamo scesi, comunque sempre 15 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 63% di vittorie, posizione attuale 1741, ragazzi. Ma non ci vuole molto per ritornare intorno ai 1000, ragazzi. Purtroppo questo gioco è crudele, basta pareggiarne 3, 2, perderne una, bloop, e scendi. Siamo quasi alla posizione numero 2000, da che eravamo top 500. Ma non fa niente, non fa niente, ragazzi. Sbagliando si impara, anche da questa cosa qui. Perché sbagliando? Perché le partite che ho pareggiato, le partite che ho perso, avessi gestito di più il pallone, magari le avrei vinte. Nello scorso episodio si sono ripresentate alcune mie lacune, del tipo che non faccio girare bene la palla. In questo episodio mi concentrerò di nuovo sul far girare bene la palla. Io sono un tipo che si dimentica le cose, imparo una cosa e poi la dimentico. E purtroppo sul gioco, su questo gioco sono fatto così, non so perché. Anzi, lo so il perché, perché a volte gioco senza pensare, gioco con la mente vuota, non sono concentrato. Ragazzi, avversario trovato! Vediamo chi sarà il primo sfidante di questo episodio. Più basso di noi, io avrei sperato in uno... Mannaggia, qualcuno un po' più alto di noi in classifica, in modo tale che se vinciamo ci dà una cinquantina di punti. Così se vinciamo ci dà 9 punti, ormai... Va bene, va bene, pensiamo a vincerla intanto. Allora, stanno tutti bene?
anche le new entry, o Black o Upamecano, che quest'oggi proveremo. Formazione avversario, questa è la squadra del nostro avversario, abbastanza esotica in difesa. Romero, Coats, si dovrebbe pronunciare così, Sergio Ramos, Makelele. Vediamo un po' che succede. Siamo in campo, ragazzi, prima partita dell'episodio, eccoci qui, pronti. Giochiamo contro un player di divisione 1, classifica 6000 e qualcosa. Vediamo cosa riusciamo a fare. Neymar, visto molto bene Guti con il sinistro in porta. E Guti è un giocatore a cui non posso rinunciare, ragazzi. Guti è eccezionale, mamma mia. Un Messi che gioca anche un po' in difesa. Calcia Neymar. Centrale, sì, però c'avevo troppi uomini, ho dovuto calciare. Guti, di tacco per Messi, e 2-0. Sì, lì ha sbagliato, perché là si spazza, ragazzi. Là si spazza, ha sbagliato lui. Guardate qua, come cacchio gli viene di fare un passaggio di tacco lì. Come cavolo gli viene un passaggio di tacco. Finisce il primo tempo, 2-0 per noi. Continuiamo così. Oblak fino adesso ha fatto due interventi, no, uno, però molto bene. No, Puyol beffato. Black 2-1. Ormai se non imparate tutto il fatto che, forse guardando i miei video, lo sono veramente tutti quanti, lo sanno che si muove il portiere. Bella per Messi. Eh sì, ha mosso anche lui il portiere. Io ho tirato di prima, è andata bene, è entrata dentro. Bella, bravo. Gol 3-2, eh. Oblak non sta parando, ragazzi. Però è vero anche che non possono fare miracoli. Tutti i portieri prendono gol, raga. Tutti quanti. 12 punti, almeno 12 punticini ce li dà, almeno. Avversario trovato. Vediamo chi sarà il secondo sfidante di questo episodio. Divisione 1, classifica 5600 qualcosa. Cerchiamo di portarci a casa anche questa, e al limite ci darà 12 punti ancora. Allora, ecco qua il nostro schema di gioco. Sono tutti in condizione ottima. Questa è la squadra del nostro avversario e andiamo in campo. Ok ragazzi, partita iniziata. Siamo in campo. Giochiamo contro il player 5000 e qualcosa che vi ho fatto vedere prima. Messi, no, oh, vai ancora Messi. Messi, paratura. Ho provato ad incrociarlo, ma non me l'ha incrociata bene. Vai Gabriel, vai Gabriel, non puoi sbagliare. Vai Gabriel, e beh, meno male, un po' fortunoso come gol, ma l'importante è che... Bella. Madonna. Vai Guti. E beh, di nuovo fortunoso con un rimpallo, ragazzi. Questo gioco è così. Succede. L'azione meritava, per carità. Però quel rimpallone. Provo a mettermi qua. Niente, gol. Eh no, raga, non lo so contrastare. Devo allenarmi. Posso contrastare l'angolo così. No. Profondità per Lewandowski. Vai!
o Black? Vai. Vai per Neymar in contropiede. No, no, no. Vabbè, rigore. No, palla in attacco. Vai Neymar, fatti perdonare. Fatti perdonare. Fatti perdonare Neymar. Fatti perdonare Neymar. Facciamo dei cambi anche se 82esimo. Vogliamo Messi che ha ammonito, non si sa mai, è anche stanco. Mettiamo Pedri al posto di Digne. Anzi, lo spostiamo lì e Dani Olmo lo mettiamo. Occhio, occhio, in mezzo. Oh, Gabriel, no. Finisce così, 3-1 per noi, Batistuta, Guti e Neymar. Vediamo se ci dà ancora almeno 12 punti. Vediamo un po' quanto ci dà, vediamo un po'. 14, dai, meglio di 12. 14, comunque siamo 1574. In realtà secondo me siamo 1003 qualcosa con questo più 14, ma la classifica ovviamente ancora si deve aggiornare. Avversario trovato, ragazzi, vediamo chi sarà il terzo sfidante di questa puntata. Divisione 1, classifica 3671, a scalare sempre un po' più in alto. Speriamo che se andiamo a vincere, speriamo che ce ne dà quantomeno a questo punto 22, 20. Ah, ragazzi, siamo bene combinati. Kanté è giù, quindi tocca mettere Casemiro. Hernandez, Lucas è giù e quindi mettiamo Teo. Istruzioni, difensivo su Teo e difensivo su Casemiro. E per il resto stiamo bene, tranne che Dani Olmo ovviamente è giù. Quindi abbiamo solo Pedri di agibile, ma ultimi minuti, anche se sono arancioni, possiamo pure metterlo. Questa è la squadra del nostro avversario, Mbappé, Neymar, Messi, ha il tridente del PSG in campo, anche se c'ha Messi del Barcellona ovviamente. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, vediamo. Ok ragazzi, siamo in campo, terza partita dell'episodio, giochiamo contro un player che in classifica è 3000 e qualcosa, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Messi, mamma mia che fortuna il palo. Dai, 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 che è andata bene. Dai, 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 che è andata bene. Ma pure fuori gioco. Bella. Vai a servire Messi. Al centro da Batistuta. E la parata. Bravissimo col portiere, bravissimo. Finisce il primo tempo, 0-0, partita equilibrata, proprio partita da 0-0. Dai Neymar. Dai Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. Vai Oblak. Oh sì, mi serviva un portiere sui tiri da fuori, raga. Mi serviva un portiere sui tiri da fuori. E a quanto pare lui questo fa. Sì, non c'ha il rinvio come piace a me. Questo è vero. Vai. No! La palla ho preso. Calcio di rigore. Ma ragazzi, vediamo. No, ovviamente non lo fa vedere. Mi suona anche la porta. Oblak contro Messi. Vai Oblak! Oblak! E vabbè, ma quello tutti i portieri parano i rigori, eh? Però comunque l'ha parato. È riuscito a passare. Vai Oblak! Vai Oblak! Vediamo un po'. Messi, stanco. Mettiamo Romario. Pedri per Guti. E Digno lo voglio tenere ancora un po'. Finita 1-0, partita molto equilibrata, una vittoria sofferta. Ovviamente un calcio di rigore parato da Oblak, che per adesso è assurdo ragazzi, da quando l'ho messo comunque stiamo vincendo.
è una partita 1-0 senza prendere gol, col calcio di rigore parato, cioè tanta roba, anche Upamecano mi sembra tantissima roba. 18 punti, non sono 20, ma comunque non è male. Avversario trovato, ragazzi, vediamo chi sarà il prossimo sfidante. Classifica aggiornata 1172 intanto, e becchiamo 3388esimo. Vediamo un po'. Dai, dai, che se vinciamo probabilmente torniamo in top 1000. Allora, dunque, vediamo. Tutti quanti in condizione, ottimo. Questa è la squadra del nostro avversario, Makelele. Check in porta, Roberto Carlos, Cannavaro. Ottimo. Noi del Real abbiamo Cannavaro, Guti, leggende. Dai, proviamoci. Ok, ragazzi, andiamo in campo. Di nuovo divisione 1, sempre su 3000 e qualcosa. Se vinciamo, quindi dovrebbe darci intorno ai 15-16 punti massimo. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Occhio, è sfuggito Lewandowski. Niente. Ho mosso Black, ma l'ha messa troppo sotto l'incrocio. E dai, Neymar. Neymar da dietro, ma recuperato nel momento in cui stavo tirando. Dovevo fare un passo in più, dovevo andare di più avanti. There will be 1 minute at a time. Vai Gabriel, calcia Gabriel, prendila la porta. No ragazzi, ma perché non prendi la porta? Perché? Madonna, veramente frustrante quando non prendono la porta in situazioni così facili. Le leggende. Sì, vabbè ragazzi. Ma appena... Ah, ragazzi, vi dico una cosa. Quando fanno la finta di tiro, la finta di tiro è sempre fallo. Quando interviene non puoi togliere. Raramente non la togli. Cioè è fallo con la finta di tiro. Sto notando questa cosa. Finta di tiro, intervento, fallo, 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 sempre. Meno male che ha tirato male. È una cosa incredibile, io sono stanco di essere fischiati falli. Sono stanco. Ma falli a ripetizione mi fischiano. Facciamo dei cambi, ragazzi, a una difesa mostruosa. Troppo a sto gioco vince chi difende meglio, ragazzi. Lui non mi fa tirare, non mi dà l'occasione di tirare, perché mentre sto tirando, op, mi toglie il pallone. Succede. Adesso devo cercare di strappare quantomeno il pareggio. Facciamo queste sostituzioni. Cerchiamo, perché 1-0, tutto può succedere ancora. Siamo al 60esimo. Sono arrabbiato, lo ammetto. E ciò non depone a mio favore, ciò non è una cosa che mi aiuterà. Però sono molto arrabbiato, perché ho avuto l'occasione per pareggiarlo più volte. Una volta ho sbagliato io, le altre volte, mentre stavo calciando da dietro, op, mi ha tolto il pallone. Questa cosa personalmente mi fa arrabbiare, perché è il sistema di difesa del gioco che è fatto male. Fatto male. Lì non lo puoi levare il pallone. Succede anche a me a favore, e non dovrebbe succedere. Dai. No. No ragazzi, che schifo, che schifo. Un passaggio semplicissimo. Romario si è disinteressato, avete visto? Si è disinteressato. Madonna, volevo fare una finta di tiro, ma ha tirato e ci è andato vicinissimo. Ci è andato vicinissimo, dai, dai, dai. Oh. No, ha spazzato il calcio d'angolo. Mannaggia, come gli sta andando bene, raga. Vai Gabriel. Vai Gabriel. Cazzo, nemmeno col tiro sensazionale, eh. Io ho detto, mo faccio il tiro sensazionale, così segno sicuro. Finita, 1-0 per lui. Ditemi voi se non ho meritato il pareggio. Ditemelo voi. Ma intanto sto gioco è così. Adesso ovviamente mi toglie 70 punti. Ma do solo 31. Dai, credevo peggio. Solo 31 punti, ragazzi. Ho detto me ne toglie 60 adesso. 31 punti. Quindi abbiamo buttato due partite. Sì. Va
Abbiamo buttato due partite, ma almeno non siamo andati sotto. Avversario trovato, ragazzi. Vediamo un po' con chi ci abbina. Vediamo un po'. Divisione 1, classifica 5446. Allora, ragazzi. Ok, Oblak è giù. E quindi mettiamo Allison. Hernandez anche giù, e mettiamo l'altro Hernandez. Mettiamo difensivo su Teo Hernandez. E siamo a posto così. Volevo aggiungere, mentre andiamo a vedere la squadra del nostro avversario, che ha Oliver Kahn in porta, che io nella scorsa partita, secondo me, ho fatto il mio. Un po' di sfortuna. Non hanno voluto che io pareggiasse. Non ha voluto che io pareggiasse, diciamo. Però io ho fatto il mio, secondo me. Ok, ragazzi, andiamo in campo. Ovviamente nel caso di pareggio, sconfitta, andiamo proprio giù. Non importa che ne abbiamo vinte tre di fila prima. Rinvio lungo di Allison, tanta roba, eh. Vai Neymar. No, vabbè, cretino, non devo tirare al volo. Al volo non è PES 2021, al volo non riesce quasi mai. Riesce, ma non spesso. Digno di esterno. Questo pallone cerca e trova Messi in mezzo. Oh dai, mi aspettavo qualcosa di più da Batistuta, di testa di là. È stato anticipato, mi sa, non ho visto bene. Vai Gabriel! In porta, ogni tanto devo tirare il collo da fuori con Batistuta. Vai Neymar. Tocco di classe. È rigore, no? Oh, peccato, me ne stavo andando. Finisce il primo tempo 1-0. Bella partita. Bella partita finora. Dove si è attaccato? Occhio. Vai Allison, meno male che l'ho spostato. Vai Gabriel. Poi a me non viene addosso il pallone. Vai Neymar. Oliver Kahn ci mette la manona. Bello di fisico Upamecano. Eh sì, forse un Marquinhos lì non avrebbe retto con Mbappé. Allora, è arrivato il momento di fare dei cambi. Messi è molto stanco. Mettiamo Romario. Ronaldinho lo voglio tenere ancora un po', però togliamo Guti e mettiamo Pedri. Number 20 Sterling. Substitution in progress. In mezzo, mamma mia, Allison, il palo, occhio che non è finita. Occhio. Stavolta doveva entrare. Però tipo una calamita, ragazzi, avete notato? Tipo una calamita. Manco la sfortuna, manco il palo. Il pallone deve entrare per forza. Avete notato sta cosa? Assurdo, eh? Cioè, io lì ero sicuro che il pallone entrava. Cioè, hai preso il palo, è stata spazzata, basta. Basta, finito. Perché la devi far entrare? Meno male che è andata fuori. 1-1, incredibile. Sto gioco... E così, da che la partita sta andando bene, vroom, si ribalta e va male. Incredibile. Ma mi toglie 20 punti, ma no. Mi toglie 20 punti per un pareggio. Per un pareggio, ma mi toglie 20 punti. 10. Credevo peggio. Però comunque questa era una partita che dovevo andare a vincere, raga. Dovevo andare a vincere, dai. Di che stiamo parlando? Avversario trovato. Vediamo un po' chi sarà il prossimo sfidante. Io ho lasciato passare un pochetto, una mezz'oretta, perché prima mi sono abbastanza arrabbiato per quel pareggio. Divisione 1, Super Maestro, l'abbiamo già beccato, ragazzi, diverse volte l'abbiamo beccato. No, vabbè, dai, Kanté completamente giù. Vai Casemiro. Anche Dani Olmo giù. Vabbè, mettiamo il difensore.
tipo Casimiro. Squadra del nostro avversario. Eccola qui. E vediamo cosa riusciamo a fare in campo. Ok ragazzi, siamo in campo, giochiamo contro un player che, come già detto, abbiamo già beccato. Super Maestro, mi ricordo questo nome. Circa 2000 e qualcosa attualmente. Vai Digno, dai che parata clamorosa che ha fatto il suo portiere. Bravo, bravo. A zero, giusto, giusto così. Ragazzi, però non è una mia impressione, ma vi rendete conto che vanno tutti a vuoto? Tutti quanti con L2 a vuoto. Cioè, contiamo, uno, Cannavaro lì inesistente. Due. Cioè ragazzi, ma che cosa sbaglio? Ho battuto chiunque. Come cacchio è possibile che all'improvviso non mi riesce più L2? Dipende dalla stanchezza e il fatto che fanno i lisci. Cioè io più di 3 partite non posso giocare se non mi fanno i lisci i giocatori. Guardate, un altro liscio. È clamoroso. Come cavolo è possibile? 3-0. Niente, non riesco a difendere. Fa quello che cacchio vuole. Fa quello, madò. Devo smettere, ragazzi. Devo smettere subito. Devo smettere. Basta, questo è l'ultimo. Comunque ho Black bocciato, raga. Cioè, io veramente non ha fatto nemmeno la finta a provare a parare uno dei tiri che mi ha fatto. No, ragazzi. Cioè, io vi giuro, io lo... Nah, che sto facendo? Guardate, metto Allison. Perché sennò il 4, il 5 e il 6 mi fa. Non lo so, ragazzi. Non è possibile, credetemi. Non è possibile. Non è possibile. Non lo so perché. Per quale motivo. Non lo so. Accorcio. Dai, che il tempo c'è. Dai, che il tempo c'è. Però noi tiriamo lo stesso con Guti. Madonna, ha dovuto mettere la mano, ragazzi, perché in porta andava. E Neymar 3-2. Dai. Con quei cambi al primo tempo la situazione un po' si è sbloccata, a quanto pare. Mamma mia. Dai per Batistuta. Vai Batistuta. Perché si è levato, raga? Che ha fatto? Non ho capito che cavolo ha fatto. Io ovviamente non me ne frega niente, faccio gol. Ma non ho capito che cosa ha fatto, ragazzi. Vai Gabriel. Mamma mia. Dai dai che è passato. Non lo fate tirare, non lo fate tirare, no. Vai. Vai Allison, spazza. Quella è spazzare, quella è spazzare. Col quadrato l'ho fatto, raga. Che c***o fai? Con la levetta tutta puntata. No, ragazzi. Che gioco schifo. Con la levetta tutta puntata. Ve lo giuro, ragazzi. Con la levetta puntata verso il centrocampo. Mi ha spazzato in fallo laterale. Per non farmi andare a segnare. Finisce. Non ci dà nemmeno il tempo di concretizzare. La punizione, giustamente. 3-3.
Almeno quando mi sono svegliato sono riuscito a recuperarlo, ragazzi, dopo la sclerata che ho avuto, però secondo me potevo pure vincerlo. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio possiamo fermarci qui, onde evitare di scendere. Siamo circa 1700esimi in questo momento. Abbiamo ancora domani per cercare di avvicinarci alla posizione numero 1000. Difficilmente ci riuscirò perché è molto difficile, i punti che ci danno sono pochissimi quando vinciamo, ce ne tolgono tanti anche quando pareggiamo e quindi non è semplice. Però già essere arrivati a questo punto e aver toccato solo per un momento vette più alte tipo la top 500 per me è comunque un bel traguardo. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Timo Play. Bella regaz! Words to my actions, magic in my life's everlasting.